Amici di Stato Quotidiano, siamo qui alla Marina del Gargano, all'anfiteatro, al porto turistico di Manfredonia e siamo qui con Gabriella Genisi, scrittrice e autrice dei romanzi di Lolita Lobosco che tanti hanno fatto appassionare sia in Puglia sia in tutta Italia. Oggi qui per presentare il suo ultimo romanzo, Giochi di ruolo, ambientato però in questo caso non più a Bari, in terra di Aquileia, ma in Terra d'Auna, a Manfredonia, in questo caso non con protagonista Lolita Lobosco, ma con protagonista il commissario Giancarlo Caruso. Innanzitutto, signora Gisi, grazie mille per essere qui con noi di Stato Quotidiano. E la prima domanda: cosa le ha dato l'ispirazione per dire da Bari passiamo a Manfredonia? Allora, intanto io sono innamorata di Manfredonia, del Gargano, quindi mi piaceva raccontando il territorio, no? Quindi ho una serie ambientata a Bari, una ambientata in Salento, mi piaceva allargare il campo d'azione e spingermi appunto fin qui. Poi l'idea nacque una sera, ero a mattinata a presentare il libro con degli amici e quindi mi dissero: ma perché non ambienti una storia in queste zone? E allora ho pensato di spostare il commissario Caruso, che è già presente nella serie di Lolita Lobosco, di spostarlo a Manfredonia. E così ho dato vita a questa che probabilmente diventa una nuova serie. Quindi Lolita Lobosco qui è co-protagonista, però c'è. In questo caso quindi Lolita, esatto, non è protagonista, ma aiuta il commissario Caruso nelle indagini, gli dà delle idee. In questo caso vediamo anche un commissario Caruso che si porta dietro un po' quell'amore lontano per Lolita, che alla fine diventa un'amicizia. Non vogliamo spoilerare nient'altro nel romanzo, altrimenti i lettori non potranno leggere nulla. Ma ecco, in una intervista alla stampa, lei ha detto che Camilleri una volta le disse: non c'è modo migliore per descrivere il Sud che con un delitto, diciamo, con un omicidio. Ecco, in questo caso, come si comporta, diciamo, Manfredonia, in questo caso come cornice per questo romanzo e per dei futuri romanzi? Devo dire, una cornice perfetta. Ho scelto di ambientare il caso nello specifico a Siponto. Siponto io l'ho conosciuta una sera di molti anni fa, quando sono venuta a vedere la basilica di Siponto, esattamente, ma anche l'altra, quella di San Leonardo, esatto. E quindi mi piaceva molto, rimasi colpita, affascinata da questo luogo. Il caso poi porterà direttamente a Bologna, però il libro è ambientato qui all'80%, per cui insomma, devo dire, è stato stimolante. Una particolarità, diamo un piccolo accenno, che c'è un elemento trainante di tutta la storia che è il mondo dei giochi di ruolo, di Dungeons and Dragons, quindi un mondo, diciamo, non comune, diciamo, a molti, che però molti ragazzi dagli anni 70 fino ad oggi comunque sono molto avvezzi. Ecco, come le è nata questa idea di mettere, diciamo, in un romanzo giallo il mondo dei giochi di ruolo e di Dungeons and Dragons? Allora, l'idea mi è venuta in una scuola, in un liceo romano, dove mi hanno parlato dei giochi di ruolo. Ho scoperto che la capitale dei giochi di ruolo è stata la Bologna degli anni 80, e nella Bologna degli anni 80 tanti ragazzi universitari erano proprio della provincia di Foggia, per cui ho deciso di collegare le due cose. Un'ultima cosa, quindi, da come ho capito, ci possiamo aspettare altri romanzi con protagonista Giancarlo Caruso e ambientati nella nostra stupenda Manfredonia. Vediamo, ci lavoro, ci sto lavorando. Se ai lettori piacerà questa storia, ecco perché sto girando tanto proprio per portare in giro questo nuovo protagonista, questa nuova storia, sicuramente ci saranno degli altri episodi. Va bene, noi ringraziamo Gabriella Genisi e vi ricordiamo che il romanzo Giochi di ruolo è disponibile in tutte le librerie edito Marsilio Editori, quindi andatela a comprare per scoprire questo protagonista, Giancarlo Caruso, le bellezze di Manfredonia e le indagini nella nostra stupenda città. Grazie a tutti.